Le start-up napoletane incontrano a Bagnoli il Ministero dello Sviluppo Economico e le agenzie governative. Oltre 50 start-up innovative regolarmente riconosciute e almeno 300 i partecipanti sono il risultato delle iniziative di Invitali e Città della Scienza promossa a Bagnoli a 2 anni dalla legge sulle start-up per diffondere la cultura di queste imprese e per fare il punto sulle opportunità per le start-up innovative previste proprio dal decreto crescita del governo. Opportunità e possibilità che non sono certo poche, considerando che il governo prevede 700 milioni per la ricerca e sviluppo di questo tipo di aziende. Queste imprese sono nate e sviluppate dai giovani sulla base di idee imprenditoriali innovative e oggi entrano sempre più nell'agenda del governo e degli amministratori pubblici. Infatti si attivano politiche di sostegno e iniziative per diffondere i vantaggi della semplificazione amministrativa, delle agevolazioni fiscali, del diritto fallimentare e le opportunità finanziarie che sono disponibili alle start-up. Ma anche il ruolo della grande impresa industriale e quello del mondo finanziario, che in Europa sono invece molto attive a sostenere le idee di tanti giovani a cui è dovunque e anche nel nostro paese è sempre più importante offrire la possibilità di trasformare in iniziative concrete le loro intuizioni e progetti. Occorre oggi pensare a come evitare che tra le 350 start-up nate, finanziate con i 150 milioni di euro e consolidate in questi 2 anni dalla legge italiana, cerchino altrove, a Berlino o a Londra, quelle condizioni per crescere. I rappresentanti delle istituzioni, delle università, delle aziende e del venture capital hanno lavorato insieme a Napoli durante tutta un'intera giornata per individuare progetti e idee con i giovani per creare insieme a loro imprese. Molti di loro hanno interloquito direttamente con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e con le agenzie governative, le quali hanno illustrato le opportunità che il governo ha attivato a sostegno proprio delle start-up innovative. È ormai chiaro a tutti quanto sia importante creare meccanismi, contesti, processi che aiutino coloro che hanno idee forti e sostenerli per trasformare queste idee in aziende, in imprese e in lavoro. Il presupposto dell'iniziativa di Bagnoli è infatti avviare il famoso ecosistema dell'innovazione per arginare l'emorragia dei cervelli, creare imprese e buona occupazione. Questo è un evento importante che serve, diciamo, a me per disseminare un po' la policy sulle startup innovative, per ricevere feedback, suggerimenti, critiche e per continuare a lavorare su questo fronte e per impegnarci tutti quanti a fare squadra e a far crescere l'ecosistema italiano. Mise ha un portale dedicato a tutta la policy sulle startup innovative con tutte le informazioni del caso, ma poi luoghi come questi, gli incubatori, gli acceleratori, sono luoghi che non solo devono informare, ma devono aiutare le imprese a utilizzare queste norme, queste discipline, questi provvedimenti per farli carne viva nelle imprese, di modo che le imprese le possano utilizzare e ne possano beneficiare.